Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. In realtà non è proprio un buongiorno perché sono le 5 e mezza. Io ho finito il mio ultimo turno di notte e, come promesso nel video di ieri, si parte alla volta di una nuova avventura. Come avete letto dal titolo, ho deciso di fare il Giro d'Italia. Questo perché naturalmente ho già fatto tutta la Sardegna. In questo periodo non credo sia possibile vivere in van senza condizionatore, dato che io non lo ho, e con il fatto che io ci lavoro 8 ore al giorno, ho deciso di cominciare il Giro d'Italia e andare però verso la parte nord. Così tra settembre e ottobre farò tutto il sud. Quindi per il momento questo è il programma. Come tutti sapete, più che altro chi mi segue, poi ci sono sempre gli imprevisti, quindi vedremo cosa succederà e se effettivamente riuscirò a farlo. Io sono di Roma, quindi parto da Roma. La prima tappa che voglio fare è l'Umbria, precisamente le Mole di Narni. Preciso già che io ho già fatto il Giro d'Italia con la moto, quindi cercherò di fare le parti che non sono riuscito a fare in moto. Le Mole di Narni le ho già viste, però mi erano piaciute molto e soprattutto allora non avevo il drone. Quindi vediamo se riesco a fare qualche dronata. E poi tra oggi e domani mi sposterò in Toscana. Anche lì ho un po' di programmi, vediamo cosa riusciamo a fare, però sicuramente voglio arrivare il prima possibile in alta montagna per cercare di resistere, perché ecco, già ora sto grondando e ci sono 36 gradi dentro il van. Quindi prima riuscirò ad arrivare sopra, prima riuscirò a fare una vita normale. Ora mi aspetta 1 ora e 32 di viaggio fino in Umbria. Quindi vi lascio un po' di strada e ci vediamo a destinazione. Siamo arrivati in Umbria, precisamente alle Mole di Narni. Sicuramente tanti non lo conoscono perché è un posto bellissimo, però non è molto conosciuto. Quindi ora prendo lo zaino e andiamo. Allora, mentre andiamo, vi spiego questo posto. Come vi dicevo, siamo in Umbria, precisamente sul fiume Nera. Questo fiume, scorrendo, ad un certo punto forma in un bacino, in un posto pazzesco che sembra uscito da una fiaba. A proposito di questo, poi vi spiegherò una cosa. Praticamente, quindi, si forma questo bacino con quest'acqua cristallina bellissima, dove addirittura si vedono le rocce. Come vi dicevo prima, sembra un posto da fiaba. Infatti, a quanto si dice, Lewis, lo scrittore delle Cronache di Narnia, quando venne qui in Italia, si innamorò di questo posto e descrisse nel suo libro questo piccolo angolo di paradiso che poi vedremo. Prima non era molto conosciuto, poi con l'avvento di Instagram è diventato famoso. In teoria si può fare anche il bagno, però non l'ho capita bene questa cosa. Vedremo giù. Qui già si comincia a vedere qualcosa. Guardate che acqua. Ragazzi, ci sono rimasto malissimo. È interdetto lo spazio aereo, c'è proprio la ghiaccia rossa su questa zona. Per me stanno vietando praticamente tutto e non ho capito il perché, anche perché qui non ci sono zone militari, c'è soltanto una diga. Non lo so. Comunque, come avete visto, ci sono delle paradie. Ho scoperto che fare il bagno è vietato, anche se comunque lo fanno lo stesso. È vietato fare il bagno perché se aprono la diga o c'è un malfunzionamento, l'annegamento è assicurato, motivo per cui hanno messo le sbarre, quindi non ci si può neanche avvicinare. Quindi divido, ci accontenteremo di questo qui. Alla fine ci sono passato perché era anche di strada. Ora non so che cosa fare, se rimanere qui in Umbria, anche se comunque l'ho vista tutta la parte di Assisi e via dicendo, o spostarmi verso la Toscana, perché l'altro mio problema è che questa notte ho fatto il turno di notte, mi sono alzato perché non mi è suonata la sveglia alle 3:30 di pomeriggio, quindi io questa notte non dormirò, quindi o rimango sveglio anche domani mattina e vado a letto direttamente domani sera, altrimenti non so come fare, quindi non so se approfittarne questa sera con il fatto che non avrò sonno di farmi le 2 o 3 ore che mancano per la Toscana, perché comunque volevo risalire tutta la costa, il programma era principalmente questo. Domani andare in una cantina dove ti fanno vedere come producono il vino, ti fanno anche assaggiare i loro prodotti e poi fare tutta la costa fino all'isola d'Elba e con il van andare all'isola d'Elba per fare anche qualche immersione. Il piano era questo qui, però vediamo cosa succederà. Allora, eccoci di nuovo in van.
Alla fine ho deciso di spostarmi verso la costa della Toscana, approfittando che comunque non ho sonno e non ho fame per farmi questa tratta e che comunque a quest'ora è giorno e si sta freschi. Stavo cercando su Park Fortnite dove andare a dormire e ho trovato un piccolo parcheggio qui, vicino Campiglia Marittima. Così il giorno dopo mi sposto verso questa zona qui. Sono 2 ore e 38 di viaggio per un totale di 224 km. Arriverò penso alle 11, così mi fermo e mangio. Così poi il giorno dopo andiamo a visitare Bolgheri e quella zona lì. Lì vicino c'è anche un centro immersioni, vediamo se si può fare qualcosa, me l'hanno consigliato sempre tramite un gruppo. Altrimenti andiamo avanti, perché purtroppo domani è l'unico giorno di riposo che ho e poi comincio con turni di mattina e di pomeriggio. Vediamo cosa riesco a incastrare, poi l'importante è entrare nel mood del viaggio, perché i primi giorni è sempre difficile. Quindi ci rimettiamo di nuovo in viaggio, mi dispiace che non sono riuscito a far volare il drone, però la legge non possiamo infrangerla. Eccoci arrivati, come avete visto è una piazzola di sosta per camper, gratuita, si pagano soltanto i servizi, 1 euro ogni 5 minuti. A me non serve perché sono appena partito da Roma e ho tutto pieno, acque e via dicendo, quindi mi parcheggio qui e passeremo la notte. Prima cosa che faccio, mangio, perché sono le 11.45, io sto morendo di fame, l'ultima volta ho mangiato alle 4 quando mi sono alzato alla notte, e dopo mangiato ho deciso di farvi vedere che cosa ho acquistato, cioè il ventilatore, uno zaino molto particolare e poi vi spiego i problemi con il frigo che sto avendo, è la cosa che mi preoccupa un pochino di più per questo viaggio. Però prima mangio, che sennò non riesco a parlare. Allora, cena finita, come promesso vi faccio vedere che cosa ho comprato per questo nuovo viaggio. Il primo acquisto l'ho messo qui, voilà. Un ventilatore portatile, come vedete molto molto piccolo e leggero, funziona a 12 volts, cavetto, come forse sentirete dal rumore, è veramente molto forte, funziona molto bene, costa un pochino, costa 50 euro. Vi dico già che vi metto, aspettate fa un po' di rumore, lo abbassiamo, vi metto il link in descrizione qui sotto così potete acquistarlo se volete. Ha un paio di funzioni fighe, motivo per cui l'ho preso, e costa un pochino di più di quegli altri. Ha la luce, vabbè che è una stupidaggine, e ha questo qui che è molto comodo, cioè il timer che da 2, 4 o 6 ore si spegne in automatico, e ha inoltre anche questo che gira, quindi lo puoi mettere sul letto. E ultima funzione che però mi hanno sconsigliato qui in Italia, ha la possibilità di mettere il ghiaccio con l'acqua in questo contenitore e quindi in teoria rinfresca, però con il fatto che noi siamo un paese con alta umidità non va bene, mentre ad esempio si utilizza nei paesi desertici come ad esempio Dubai o via dicendo, in cui questa cosa aiuta. Funziona veramente bene, spero che non si rompa, anche perché costa 50 euro e non posso fare il reso perché sono già fuori Roma. E lo sfrutteremo sicuramente al massimo per lavorare, me lo sparo in faccia quando lavorerò qui sperando di sopravvivere a questa torrida estate. Secondo acquisto che ho dovuto fare per forza, perché tra l'altro mi si era rotto il mio di zaino, è praticamente questo zaino qui. È uno zaino fotografico, cosa vuol dire? Che ha gli scomparti, come questo ad esempio, per mettere macchina fotografica, che io in questo caso lo toglierò perché ho riposto tutta l'attrezzatura video, vi faccio vedere qui, in questa tasca qua. Vedete, ci ho messo qui la macchina fotografica e qui nascosto e protetto ho il drone, il telecomando del drone e il power bank. Poi qui si chiude, ha poi tantissime tasche, come ad esempio questa qui che è rinforzata,
scopa. Io ci ho messo all'interno un po' di cose, comprese batterie, e ha poi tutti i scomparti per mettere cavalletto e via dicendo. È molto ingombrante, devo dirvi la verità, però è super comodo. L'ho preso infatti perché io utilizzavo, forse l'avrete visto in qualche altro video, questo qui, però è normale, non ha né la chiusura qui per il petto né quella per la pancia, quindi mi gravava tantissimo sulle spalle e non si poteva portare. Quindi ho deciso di fare questo acquisto, che lo sfrutterò anche per i viaggi. Terza cosa di cui vi ho detto che dovevamo parlare è il frigo. Praticamente mi sono accorto da fine Sardegna e poi qui a Roma, quando le temperature si sono alzate tantissimo, che la roba nel frigo mi si rovinava e non capivo per quale motivo. Poi per caso ho messo un sensore del termometro dentro il frigo e mi sono accorto che il frigo viaggiava dai 10 ai 20 gradi anche a volte, quando dentro faceva molto caldo. Ho praticamente infatti buttato per due volte la spesa, soprattutto la carne che mi si è rovinata subito. Ho chiamato il concessionario, gli ho spiegato il problema. Dato che il frigorifero non fa parte della parte del concessionario, mi ha mandato da un'altra parte. Però non so se questa persona ha avuto dei problemi, comunque non mi ha fatto sapere più nulla e io, col fatto che dovevo ripartire, ho lasciato stare. Quindi per il momento il frigo funziona, ma non mi fredda benissimo, anzi in realtà in alcune parti mi fredda troppo, in altre zero. Praticamente vi faccio vedere, in questa parte qui mi fredda pochissimo, mentre nella parte centrale mi fredda abbastanza bene. Forse, come mi diceva il mio concessionario che mi ha venduto il van, c'è una perdita delle guarnizioni e quindi entra il calore. Io quindi in questo viaggio cercherò di mangiare meno carne possibile e quando sarà la compro fresca, la mangio la sera, così non tengo cibo che si rovina al frigo. Purtroppo non posso neanche fare la spesa tutti i giorni perché non sempre si trovano dei posti, quindi cercherò di mangiare più legumi che quindi non hanno bisogno di frigorifero, quindi diventerò un semi vegetariano barra vegano. Alla fine non ci possiamo fare niente, poi quando tornerò a Roma lo porterò bene e cercherò di capire che cosa sta succedendo. Però per il momento dovevo ripartire, perché se effettivamente mi diranno di tornare in ufficio, almeno una parte del viaggio l'ho fatto, perché vi ricordo sempre, e vi lascio il video qui in alto, che prima o poi io dovrò tornare in ufficio e non potrò più viaggiare così tanto. Quindi ho voluto sfruttare al massimo questo tempo e fare qualche sacrificio in più. Comunque è mezzanotte passata, io non ho sonno, a questo punto ne approfitto per editare più video possibile, se ne riesco ne faccio uno o anche due, così mi avvantaggio per i giorni successivi, perché pubblicando un video ogni due giorni devo editarne almeno uno al giorno, in modo tale che se ho un problema con internet, se effettivamente sono tutto il giorno fuori, come sarà ad esempio domani, perché cercherò di sfruttare al massimo il riposo, poi non ho tempo di farlo. Quindi cercherò di farlo oggi e poi mi metterò a leggere finché non crollerò dal sonno, sperando di riuscire a dormire, altrimenti questa notte non si dorme. Quindi ora mi metto a lavorare e ci vediamo dopo. Siamo arrivati anche alla fine di questa giornata, in realtà a me sembra appena iniziata perché mi sono svegliata alle 4:30, ma amen. La prima è che naturalmente in Umbria ci tornerò, perché magari qualcuno vede questo video e pensa: ah ok, ha visto un posto in Umbria 10 minuti e per lui ha visto l'Umbria. No, non è così, ci tornerò in Umbria, voglio vedere sia le grotte di Frasassi, che non ci sono mai stato, e anche le cascate delle Marmore, che invece lì già ci sono stato con la moto. Seconda cosa importante, poi praticamente ho visto che sono a 10 minuti da dove sono gli imbarchi per l'isola d'Elba, però ho fatto due preventivi e costa 140 euro con il van. Purtroppo sto fuori con le spese, quindi credo che l'Elba la salterò, anche se comunque avevo intenzione di farla. Ora vediamo un attimo domani mattina, ma 140 euro per due giorni sull'isola d'Elba mi sembra veramente esagerato. Comunque io, arrivato a questo punto, sono le 2 di notte, mi metto a leggere, spengo tutto quanto e spero che mi addormenterò. Quindi, arrivati alla fine del video, ricordo a tutti quelli che sono arrivati fino qui e non sono ancora iscritti al canale di farlo, in modo tale da non perdervi nessun video. Magari attivate anche la campanella delle notifiche, perché talvolta YouTube non vi fa apparire video nella home page, e lasciate anche un bel mi piace, così mi aiutate con l'algoritmo di YouTube. Guardate, non riuscivo a dormire, c'è un coniglietto.